Cine mio. Cine mio. Non schiacciate la testa. Ciao, cine mio. Allora, la prima domanda la faccio a Masciale e Giulia. Voi nel film siete i migliori amici di Marta. Ma voi, che cosa direbbero in verità Gaia e Joseph se potessero? Vai. Io parlo attraverso il personaggio. Cioè, nel senso, no, veramente. Nel senso che poi comunque. Tra l'altro. Come reagirebbero? Ah, okay. Cosa dovrebbe far ridire? No, io utilizzo, cioè utilizzo il personaggio nelle cose che dice il personaggio, c'è sempre la mia verità, ci sarà sempre, quindi non è una cosa campata in aria. E poi devo essere sincero, Roberto, quando abbiamo finito il primo film, ha avuto tempo per conoscerci molto bene, quindi secondo me nel momento in cui ha scritto lo sviluppo di questo personaggio, molti lati ironici, molte cose le ha prese conoscendomi e su questo sono molto contento, quindi c'è gran parte di, c'è sempre la mia verità all'interno di un personaggio, soprattutto in questo. Ma io al mio in realtà le farei solamente tanti complimenti, direi quanto coraggio, sorella, cioè sei una grande, perché nonostante tu abbia soli 20 anni hai avuto il coraggio di fare una cosa che mai nessuno prima di lei era riuscita a fare all'interno di quel contesto di lavoro, no? Quindi chapeau a Federica. Allora, inoltre vi è piaciuto come si è evoluto il vostro personaggio, parlo per voi due. Beh, sì, ovviamente, cioè, mi è piaciuto, quando Roberto ci ha detto che ci sarebbe stato un seguito mi sono immaginata tantissime cose, quindi ho detto magari una trilogia, quindi ho detto magari Federica si innamora, magari fa questo bambino con il suo migliore amico, tutto mi sarei aspettata all'infuori invece di questa sua evoluzione nel mondo appunto più adulto, lavorativo, e quindi di dover essere la rappresentante di una forma della realtà che purtroppo esiste, è reale, e però comunque lei riesce a gestirla nel migliore dei modi. L'ultima domanda invece la faccio a Jenny. Ti vorrei chiedere, il personaggio di Rebecca ha un lieto fine, ma quanto è stato difficile per te interpretarlo, o l'hai visto come una caricatura di un lavoro che comunque tu fai nella realtà, sei anche influencer? Sì, allora guarda, io tendo sempre a non definirmi come influencer semplicemente perché ci sono persone che proprio lo fanno di professione e onestamente non ho la loro costanza nel postare su Instagram, onestamente mi dimentico anche per settimane. Sì, è divertente perché comunque ho dato anima a una caricatura. Io ho molti amici che fanno proprio gli influencer e comunque sono persone normalissime che fanno semplicemente una professione che è nata adesso negli ultimi anni. E mi dispiace che comunque siano un po' succubi di questa, non lo so, questo ideale che c'è nell'aria, che magari sono tutte persone ignoranti e tutto. Sono tutte persone che io conosco che hanno finito il liceo, molti fanno la maturità, qualcuno fa anche l'Accademia di Belle Arti. E semplicemente sfogano la loro arte, il loro voler condividere sui social. E è stato molto divertente comunque, lei è super bella con questi vestiti bellissimi da portare. Poi anche tutti i reparti hanno fatto un lavoro incredibile col trucco, i capelli. È stato molto molto divertente. Certo, grazie mille. Grazie mille a te.